Davide, del re, del discendente di Davide, di Davide e del suo discendente. E perciò questi salmi con molta facilità vennero applicati a Cristo. Questa applicazione a Cristo del Salmo 110, versetto 1, venne fatta già dallo stesso Gesù nel corso della sua vita storica, secondo la testimonianza del Vangelo secondo Matteo, che descrive la passione di Gesù. Alla domanda: sei tu il Cristo, il figlio del Dio vivente? Gesù risponde: tu lo dici e vedrete il figlio dell'uomo assiso alla destra di Dio venire sulle nubi del cielo con grande potenza. E in questa affermazione Gesù unisce insieme due testi dell'Antico Testamento: quella profezia di Daniele contenuta nel capitolo 7, versetto 13, che vedrete in questi giorni, dove si parla di una visione che Daniele ha del vegliardo che simboleggia Dio seduto sul trono, e di un'altra figura, il figlio dell'uomo che viene sulle nubi del cielo, che si siede accanto al trono di Dio e al quale viene attribuito ogni potere, ogni onore, ogni eclore. Inoltre il Salmo 110 dice: il Signore, Dio dice al mio Signore, Davide, siede alla mia destra, finché io pongo in ogni dice il capello di Dio. Questo versetto è stato, applicato a Gesù, da Gesù stesso, ma poi anche da San Paolo, da San Pietro, con riferimento alla sua risurrezione. E attraverso la risurrezione, con la glorificazione dell'umanità crocifissa, che Gesù ha raggiunto la sua gloria e si è manifestato per quello che effettivamente è. E così nessuna meraviglia che subito i cristiani abbiano applicato a Cristo il titolo di figlio di Davide, di re. Per quanto riguarda il titolo di sacerdote, è stato proprio un'intuizione dello Spirito avuto dall'autore della lettera ai Ebrei, che ha notato come il Salmo 110, se al versetto primo parlava della divinità regale di Gesù, oracolo del Signore al mio Signore, siede alla mia destra, attualmente il Signore Gesù, risorto dalla morte, con la sua umanità partecipa della potenza di Dio. L'autore della lettera ebrei nota che questo stesso salmo, al versetto 4, contiene un altro oracolo che dice così: il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote di me, tu sei sacerdote perfetto al modo di Melchisedec. E ha detto: ma guarda, questo salmo che parla di Cristo, di Cristo il Re, che è alla destra di Dio, è un salmo che parla anche di sacerdote. E di un sacerdozio però nuovo, non di un sacerdozio così come veniva esercitato dalla tribù di Levi di cui vi ho parlato prima, che era un sacerdozio ereditario, ma un sacerdozio nuovo, espressione di un giuramento
cammino, modellato sulla figura di Melchisedec. Tu sei sacerdote da sempre al modo di Melchisedec. Quest'uomo Melchisedec è un sacerdote di cui parla il libro della Genesi, al quale Abramo paga la decima, portandosi da lui dopo aver vinto una battaglia. E il libro della Genesi, che parla di Melchisedec, dice che questo sacerdote, come dice il nome Melchisedec, re di giustizia, ma re di Salem, che è Gerusalemme, quindi re di pace, Shalom. Veniva dunque questo personaggio che all'improvviso compare nella Bibbia, quindi senza genealogia, senza padre, senza madre. Richiamava proprio alla mente la figura di Gesù, sacerdote non per diritto ereditario, ma sacerdote per una vocazione particolare, per una missione particolare ottenuta da lui. Ed è così che l'autore ebbe questa intuizione di trovare nel Salmo 110 la compresenza di quelle due attese del popolo giudaico al tempo di Gesù. Attendevano il Messia re, attendevano un Messia sacerdote. Questo Messia re e Messia sacerdote è nel Salmo 110. Il primo rato parla di Gesù re con l'espressione siede alla mia destra. L'oracolo del versetto 4 si riferisce a Cristo sacerdote con l'affermazione tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Ma una volta dunque applicato a Cristo il titolo di sacerdote, che secondo l'autore ebreo, addirittura del sommo sacerdote, resta dunque da spiegare, resta da approfondire questo titolo. Se dunque Gesù non è un sacerdote secondo il libro delle Leviti, secondo la tradizione giudaica del tempo, ma è sacerdote, anzi sommo sacerdote, per un oracolo divino, sul modello di un sacerdozio di cui si parlava nel libro della Genesi, ma che era stato dimenticato dal popolo, quale aveva contatto quella modalità concreta con cui nel Tempio veniva offerto il sacrificio quotidiano o i sacrifici nelle grandi festività. È chiaro che applicando a Cristo il titolo di sacerdote veniva approfondito il concetto di sacerdote, ulteriormente quindi modificato. Credo che con questa introduzione che vi ho fatto possiamo appunto rileggere quei due versetti della lettera di Ebrei che ho detto essere i versetti dove per la prima volta nella letteratura neotestamentaria appare il titolo di sommo sacerdote riferito a Gesù.